Assolutamente, è un linguaggio fondamentale. Credo che il 31 avremo anche forse il coro di bambini più grande d'Italia. Stiamo parlando di 800 bambini che canteranno tutti insieme, diretti indegnamente da me. Diciamo, ci divertiremo sicuramente. E che cosa canteranno? Non si può anticipare, non si può. Sappiamo che è una cosa originale. Sappiamo che è una cosa recente. Diciamo che abbiamo fatto una versione a canone di Soldi di Mahmood e quindi una versione particolare che poi si vedrà. Sono bambini le scuole E sono un po' di tutta la provincia, non soltanto. E non sarà l'unico appuntamento con la musica, perché sì, non solo. Partiamo, diciamo, con la nostra musica dal 30, perché ci sarà il Coro Pop Junior, perché il Coro Pop di Salerno sono già ormai 4-5 anni che facciamo parte della famiglia Porte di Parola e siamo molto felici di questo. Però quest'anno abbiamo fatto proprio il pienone partendo dal 30 con il Coro Pop Junior, il 31 diretti dal maestro Ciro Caravano, Lucia Sacco e Giuseppe Lazzazzera, che io chiamo il Dream Team dei maestri salernitani, faranno questo il coro più grande dei bambini. E poi il primo, invito tutti, non solo a Porto di Parola, ma anche a sentirci, perché canteremo con il Coro Pop Junior, il Coro Pop Posidonia, della Scuola Media Posidonia, che è partito da pochissimo, siamo giovanissimi e faremo il nostro debutto, che coinvolge anche non solo la Scuola Posidonia, ma anche Matteo Mari. E poi il Coro Pop di Salerno, il classico coro, siamo solo una sessantina di noi e ci divertiremo molto a Porto di Parole come facciamo ogni anno. Quindi c'è il pianone anche di musica, l'Amplay. Non sono piccino, sono smartphone, recuperiamo le parole, recuperiamo i Sì, recuperiamo libri, in particolare albi illustrati, recuperiamo, tra virgolette, incontriamo autori, illustratori per bambini e per ragazzi, ma in realtà recuperiamo e incontriamo la narrazione o le narrazioni. Avremo la possibilità di incontrare artisti di calibro nazionale e internazionale con la capacità e la voglia e l'entusiasmo di comunicare ai bambini e ai ragazzi, ma a questo punto io direi alle famiglie, il loro sviluppo artistico, ma di più la voglia appunto di comunicare quello che è l'idea di meraviglia e di stupore che vogliono proporre. L'idea è un incontro di comunità con artisti di spessore, forse è l'unico in questo momento territorio che dà la possibilità di fare questa cosa. Bambini, ragazzi, adulti, nonni, giovani avranno la possibilità di incontrare personaggi che trovano per televisione oppure che leggono, avranno la possibilità di incontrarli con un sorriso, ma soprattutto interagendo con loro. Vi dico una cosa, non è cambiato, cioè nel senso che i bambini e i ragazzi vogliono leggere e vogliono ascoltare storie. Noi condividiamo questa cosa ogni giorno, quotidianamente, e lo faranno anche durante l'evento. Veniteci a trovare e capirete che questa possibilità c'è ancora e questa necessità e urgenza da parte dei bambini e dei ragazzi forse emerge ancora di più adesso. Porto di Parole, settima edizione, per 3 giorni ci saranno le narrazioni differenti, protagonisti a Salerno tra il teatro di fuoco, la danza verticale e poi dei laboratori dedicati alla matematica, ma ovviamente anche all'italiano. È una bella iniziativa che si ripropone di anno in anno e cresce nella considerazione del pubblico, degli utenti e anche come qualità assolutamente eccellente. Lei diceva che ci saranno alcune iniziative quest'anno originali, la danza verticale, cioè ci si libra nell'aria, si danza, il teatro di fuoco che non è un mangiafuoco ma è proprio una narrazione attraverso il fuoco che ha un valore simbolico aggiunto, insomma letture, disegni, partecipazione, credo che sia un modo per coinvolgere le giovanissime generazioni in un ragionamento di senso civico, di consapevolezza civica che credo sia assolutamente indispensabile. Volevo un gatto nero, ma è la pelle, ma ci torna il suo guardare.
sei vicino, ma non sei vicino, eppure te, più che parlare.